Bryn Park, il nuovo parco commerciale realizzato in un'area di 17.000 metri quadrati in via Caduta di Via Fani nel quartiere Sant'Elia di Brindisi, aprirà al pubblico domani con orario continuato dalle 9 alle 21, orario che sarà mantenuto per tutti i giorni della settimana. L'inaugurazione di domani è stata confermata questa mattina nella conferenza stampa di presentazione alla presenza dei vertici aziendali del nuovo complesso commerciale, affiancati da rappresentanti istituzionali di comune, provincia e regione. La concezione è quella del parco commerciale. Parco commerciale vuol dire spazi aperti, assenza di gallerie, possibilità di parcheggiare a ridosso della struttura commerciale, di avere immediato accesso alla stessa e di usufruire di servizi come quello del McDonald's centrale, che sono, diciamo, baricentrici rispetto a questa staffa di cavallo. È una struttura che, a quanto mi dicono, è la prima in Italia centro-meridionale dopo la crisi. Questo ci fa particolarmente contenti, perché vuol dire che anche al sud, quando c'è una volontà forte, ivi compresa quella di rischiare, ce la si può fare. Una rivalutazione del contesto complessivo attraverso una strutturazione sia di strade che di regolamento del traffico, che di inserimento a ridosso del quartiere Sant'Elia, che secondo me valorizza l'intero contesto. Siamo a quattro passi dall'asse che porta verso il centro della città, vicino al tribunale. Diciamo che un centro commerciale è immediatamente a ridosso della città, e quindi questo dovrebbe consentire anche spostamenti brevi per poterci raggiungere. Grande forza di dimostrare che siamo nella legittimità, nella legalità e con una importante forza di fare e di investire sul territorio. Pensiamo a lavorare. 20 milioni di euro, tanto è costata la realizzazione dell'ampia area commerciale che ospita circa 1.000 posti auto e comprende 9 marchi leader di abbigliamento, elettronica, beni per la casa, ristorazione e grande distribuzione alimentare, per un totale di 210 posti di lavoro, tutte nuove assunzioni. Il primo parco commerciale sorto sul territorio brindisino andrà a completare la presenza della grande distribuzione sul territorio, con la ripromessa di non essere un problema nei confronti dei piccoli commercianti. E credo che questa sia una buona notizia, anche perché oggettivamente adesso la sfida soprattutto è con il web, con l'e-commerce, quindi con luoghi dove i posti di lavoro non si vedono e anzi, diciamo, rischiano la distruzione. Per questa ragione è importante che ci siano strutture, specialmente in questo caso, che escono poi da una situazione anche degradata che c'è stata per tanti anni e vengono recuperate, in qualche modo assolvendo ad un'esigenza urbanistica e poi ad un'esigenza commerciale, soprattutto ad un'esigenza commerciale. L'obiettivo ora è di integrare questa offerta commerciale con l'offerta dei piccoli commercianti all'interno della città, che è un'offerta importantissima che, come sappiamo, noi tuteliamo e vogliamo rafforzare sempre di più, d'accordo con le amministrazioni locali, ognuno ovviamente secondo il suo ruolo, con il distretto urbano del commercio. È fondamentale che ciascuno faccia la sua parte e che ci sia una visione unica, strategica, all'interno della quale da un lato c'è la grande distribuzione, l'offerta commerciale di questo tipo, dall'altro c'è l'offerta dei piccoli commercianti che devono servire, diciamo, dare servizi sempre più personalizzati, sempre più diretti ad una clientela particolare, che per noi sono importantissimi proprio perché garantiscono quell'occupazione, quella vitalità dei centri storici che oggi è indispensabile. Sempre di più il piccolo centro può fidelizzare il cliente, ovviamente se si fanno servizi sul territorio, ovviamente se ci si attrezza appunto con un distretto urbano del commercio in cui la gente è attratta dal centro storico perché ci sono servizi, attratta perché ci sono parcheggi, perché ci sono navette, perché ci sono tutta una serie di realtà che bisogna mettere in campo. Questa è la vera sfida, rendere le due attività complementari, non in competizione tra di loro.